Perché non hai chiesto di farti incoronare? Così quando arriva Sol schianta d'invidia. Hai visto Pablo? No, non ancora. No. Stai cercando mio fratello? Sei bellissima. Dai. Cosa ci fai tu qui? Mi hanno tolto la sospensione, non sei contenta? Non mi importa davvero. Potrei dirti dov'è Pablo, ma se non ti interessa... Non c'è. Grazie, ma il tuo aiuto non mi serve. Pablo è andato a festeggiare con suo padre il loro nuovo accordo. Ciao, piccola. Non ti ha detto niente? Perché non la pianti con queste bugie? Tanto non ti crede più nessuno. Va bene, non credermi. Voglio solo dirti cosa sta succedendo, niente di più. Peccato che ti abbiano lasciata fuori ancora una volta. Fino a quando vorrai circondarti di certa gentaglia? E poi a che cosa ti serve? Io ti sto solo dando delle informazioni, nient'altro. Non ti rendi conto di quanto sei solo? Tu invece sei in ottima compagnia. Peccato che la tua amica Luan non voglia più vederti. Lascia perdere Luan. Me ne occuperò io, tranquillo. Occupati del tuo ragazzo, soprattutto quando ti passa a prendere con la sua macchina nuova. È tutto suo padre. Si accomodi pure, professore. È successo qualcosa di grave? Beh, sì, soprattutto per lei. Non capisco. Bene, vado dritto al punto per evitare chiacchiere inutili. Al signor Bustamante non è piaciuto il fatto che lei abbia messo il naso in certi documenti privati quando mi ha sostituito. Sì, insomma, quando ha assunto la supplenza della direzione. Sì, e ora vuole la mia testa, no? Ecco, vuole che lei lasci il collegio senza nessuna obiezione il più presto possibile. E lei che ne pensa? Io non ho niente contro di lei, Miranda. Al contrario, io le assicuro che sono molto contento del lavoro di tutor che ha svolto con i ragazzi del quarto anno. Perché la rispettano. È una cosa rara, sa? Guardi, io le dirò ancora di più. Credono in lei, quei ragazzi. È quasi inspiegabile. Incredibile, no? Sì, incredibile, davvero. Lei lo sa che questo licenziamento non ha alcun senso? Sì, però non spetta a me questa decisione. Non ho questo potere. Non posso farci niente. E invece poi come? Di che sta parlando il professor Miranda? Lei ha due possibilità. Una è cacciarmi dal collegio ingiustamente. E l'altra è aiutarmi a combattere Bustamante una volta per tutte. Hai avuto problemi ad uscire dal collegio? No. E tu non avevi impegni? Sì, ne avevo, però... Però per me era più importante stare con te. Hai avuto problemi a scuola? No. Beh, all'inizio sì, è stata un po' dura. Però poi mi sono abituata. Non avevo altra scelta, papà era sempre in viaggio. Comunque nel collegio ho un sacco di amiche. Mi diverto molto. Ormai è il mio mondo. Ho qualcosa sulla faccia? No. No? No. Sei così carina. Tanto, lo sai. Beh, sembro te quando avevi la mia età. No. Tu sei più bella. Io ero piena di brufoli alla tua età. Sono i nemici numero uno per tutte le ragazze. Però tu non ne hai. No, però ultimamente ne ho avuto uno. Allora mi sono chiusa in camera e non sono uscita per un mese. No, era gigantesco. Ma lo sai che è successo lo stesso anche a me? Davvero? Mi sono messa sul viso una maschera d'argilla terribile, appiccicosa. Sì, e poi la faccia diventa tutta dura. Oh, cavolo, è orribile. Sì. Che ricordo. Del resto, terribile. L'unico modo per toglierli di mezzo è quello. Non c'è altro da fare. Sì, ma prima o poi passano. Amore?
Che succede? Qualche problema con la macchina? No, la macchina è a posto. Ti ho chiamato per un altro motivo. Vieni. Guarda. Hai fatto tutto quello che potevi fare. Adesso meriti un po' di pace. Bravissimo. Allora, questa è la... Sì, quella è la... E, ecco, va bene. Ora fai la E. Sì, bravo. La I. Vai, mettiti così. Sì, ok. Ora vai tu. Forza, dai, dai. Pugni, su. Forza. Ecco, va bene così. Ho raccolto molte prove che Bustamante ha conti all'estero e che investe in imprese fantasma di cui non si sa niente. E allora? Se proviamo che utilizza il collegio per riciclare denaro sporco, ce lo togliamo di mezzo. Oh. Ah, no, perché questo sarebbe un suicidio. Sì, non è il solo. Sono coinvolto anch'io in tutto questo. Smascherarlo sarebbe ripulirsi. No, alla mia età smascherarlo significherebbe perdere il lavoro irrimediabilmente. Ah, ma non pensi al lavoro, per favore, a questo ci penseremo poi. Pensiamo prima a come affrontare Bustamante. Lei dovrà anche dimostrare a sua figlia che nonostante i suoi errori è una persona rispettabile. Sì. Beh, ci sono due inconvenienti. Il primo è che io non ho la vocazione al martirio. E poi io sono un uomo debole. Non posso affrontare l'artiglieria frontale di Bustamante. La debolezza non esiste, Dunov. No. Siamo forti fin dalla nascita, tutti. Ci mettono queste idee in testa per dominarci. Sì, no, non capisco benissimo quello che vuole dire. Però alla mia età dove lo trovo un altro lavoro? Andiamo. Non c'è un'età per dire basta. Mi dica una cosa. Lei non ha voglia di ribellarsi come i ragazzi del quarto anno? No, per favore non mi nomini quei disadattati. No, non sono disadattati, sono incorruttibili. Non rinunciano alla libertà, anche se sbagliano non cedono. Dica la verità. Non li ammira un po'? È la sua occasione, Dunov. Che faccio? Preparo le mie cose? No, Miranda, lei resta nel collegio. E che lassù qualcuno mi aiuti. Allora raccontami tutto. Hai litigato o no con Maritza? No, non avrei avuto il coraggio. E no. Perché? Non è mica un gigante di 3 metri. No. Al contrario, è una piccoletta alta così. E allora? Maritza quando si arrabbia sembra pazza. È incredibile, lei voleva picchiarmi. Ma io non l'ho assecondata, ecco tutto. Quel tuo sorriso dice molto, credimi. Perché? Perché nonostante quello che è successo, penso che le vuoi bene. Sì, è vero, le voglio bene, molto. Però devo dimenticarmi di lei come degli altri. È la cosa migliore, è meglio non legarsi a nessuno, perché meno ami, meno rischi di soffrire. E come ci si riesce? È facile, te lo assicuro. Io faccio così, non mi interesso di nessuno e non mi importa di niente. Sono estranei, quindi non me ne interesso. Così vado dritto per la mia strada e sopravvivo. Sì, ma al mondo non siamo da soli. Come si fa? Non si può avere il cuore tenero. E col passare del tempo ti renderai conto che se sarai dura, nessuno ti farà del male. Luan, il ministero ha mandato i documenti. Domani passi al nuovo collegio. Di già? Sì, non puoi tornare indietro, sei già stata registrata. Quindi hai deciso di non vivere in un posto fisso? No. Ho tentato di averne uno in passato, ma inutilmente, perché sono sempre in viaggio. Rappresento musicisti, quindi sto sempre in giro.
Che bello. Quanti gruppi conosci? Immagino tanti. Che ti divertirai, no? Sì, però è stancante a volte. La verità è che, potendo scegliere, avrei preferito fare quello che hai fatto tu. Sei così giovane, hai già il tuo gruppo. È incredibile quello che sei riuscita a fare. Bene, devo andare. Così presto? Eh sì, devo andare perché... Devo andare perché mi stanno aspettando. Hai un marito? Un uomo? No, amore mio, non ho proprio nessun uomo. Quando lascerai Buenos Aires? Rimango ancora un giorno. Io voglio rivederti. Per favore. Sì, anch'io voglio rivederti. Se passo a prenderti domani in collegio, all'ora di pranzo, dici che ti faranno uscire con me, sì? Sì. Allora ci vediamo domani, ok? Ok. Allora il mio campione, bravissimo, insomma, il mio capo, bravo. Un po' di contegno, signorina Molly, Mickey, per favore. Quale Monica, per lei sono Mickey, Mickey, è Mickey, meraviglioso, sì. Finalmente abbiamo una notizia buona, Duno, andiamo. Sì, 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 questo è quello che spero, credo di aver fatto la cosa giusta, ma non ne sono sicuro. E allora perché l'avrebbe fatto? Coraggio, mi scusi. La smetta, ho sempre cercato di assicurare un futuro tranquillo a mia figlia e sono diventato un burattino. Perlomeno ora posso darle il buon esempio, via. Mi dia un pizzico. Mi pizzichi, no, perché non posso credere a quello che sento. Stupidaggini, per favore. Ma quali stupidaggini? È meraviglioso quello che sento, è fantastico. Io non posso crederci. Io la ammiro. Sono felice per lei. Mi dia un bacio, No! Io devo ringraziarla sinceramente, perché è merito suo, perché è stata proprio lei ad infondermi l'impulso ad agire. No, perché... Sì, è stata lei. No, per favore. Così. Non si metta a piangere, perché questo non lo sopporto. I sentimentalismi non fanno per me. Il prossimo segretario che assumerò dovrà essere un uomo, un omaccione. Voglio vedere se un uomo fa quello che faccio io. Però smetta di piangere, per favore. Chi sta chiamando, Chiamo Bustamante. Ah... Le persone non cambiano. Tu non smetterai mai di essere una ribelle e Pablo sarà sempre il figlio di un uomo potente. Ciao! Che fai qui? Vengo dalla clinica. Stavo aiutando Manuel con la riabilitazione. Che ti prende? Tu non cambierai. Il sangue non è acqua e tu sei uguale a tuo padre. Aspetta un secondo, parliamo, Maritza. E di che cosa dovrei parlare con te? Di tuo padre, no, forse? No, ma non capisci, lo sto facendo per noi due. In questo modo lo tengo in pugno, così potrò fare a modo... È lui che ti tiene in pugno, ingenuo. Oggi ti compra una macchina e domani chissà con che cosa ti compra. Pablo ti tiene ai suoi piedi. Ma è quello che gli faccio credere. Scusa, ma non ci credo. E cosa dovrei fare? Dirgli, no grazie, la macchina te la puoi tenere? Magari farci a botte, cosa ci guadagnerei secondo te? Che ti rispetti, ti sembra poco? Non dire stupidaggini, eh? Essere ribelli non serve a niente. Non puoi andare in giro a tirare bombe. Devi anche imparare a negoziare o sarai sempre un perdente. Un perdente sì, ma a testa alta. Non come te. Perdente e umiliato. No, aspetta un attimo, stai un po' esagerando. Hai ragione. La vera stupida sono io. Perché vedevo in te quello che volevo vedere, non quello che sei. E Javier me lo aveva anche detto, ma io me la sono presa con lui. Javier, certo. Sì, Javier. Dovresti proprio prendere esempio da lui. È una brutta persona, ma almeno non lo nasconde. Va bene. D'accordo. Puoi anche insultarmi, però chiariamoci. Non c'è niente da chiarire. Siamo diversi, Pablo. Io non rinuncio ai miei principi.
Nemmeno per l'enorme e stupido amore che provo per te. Insomma, Dunov, non capisco. È forse ubriaco oppure impazzito? Che le prende? No, niente di tutto questo, glielo assicuro. Però se non ha capito, glielo ripeto. Io non penso di licenziare il professor Miranda perché non c'è nessun motivo. Dunov, io le ho dato un ordine molto preciso. Per quale motivo non lo esegue? Perché non mi sembra giusto, signore. Perché il mio parere è che Miranda sia un eccellente professore. E le dirò di più, è una magnifica persona. È la sua ultima parola, Dunov? Sì, è la mia ultima parola. Miranda non si tocca. Bene, spero che abbia avuto l'intelligenza di cercarsi un nuovo lavoro prima di prendere questa stupida decisione, imbecille. E abbiamo parlato tantissimo. E lei mi ha raccontato della sua vita, io le ho raccontato della band. E ci siamo divertite un mondo, davvero un mondo. Quindi avete cominciato a conoscervi? Sì, avevamo tante cose da raccontarci. Ecco perché mi è piaciuto molto stare con lei. Mia, come ti senti ora? Non lo so. Strana. Un momento mi veniva da piangere e poi mi veniva voglia di stringerla forte forte. Non lo so, ho voglia di conoscerla meglio. È una persona molto interessante. Sì, e anche il suo lavoro è interessante. Ha una gran bella sì, vita. E non sapete come parla. È molto colta, è molto simpatica, è comunicativa. Scusa, non ti sarai fatta incastrare da queste cose? Sally, non devi essere maligna. Le ha raccontato la sua vita. Ma stai scherzando? Hai chiesto a tua madre perché ha abbandonato te e tuo padre? No, non potevo. Era la prima cosa che le dovevi domandare, lo capisci? Non l'aggredire, lo sa lei cosa deve fare. Sì, Feli, io e mamma ci stiamo soltanto conoscendo per ora. Tu hai solo paura della risposta. No, domani andiamo a pranzo e glielo chiedo sicuramente, vedrai. Tutte zitte adesso, parlavate male di me, è vero? Perché dovremmo parlare di te? È ovvio che parlavate male di me e della mia sfilata. Che? Va bene, d'accordo, fate come vi pare. Ride bene chi ride ultimo. È una mia impressione o è completamente pazza? Però dovete parlarne con calma, capisci? Tranquilli, senza gridare. Deve spiegarti perché l'ho fatto. Quando fa così l'ammazzerei. Tu le hai spiegato perché hai accettato la proposta? Sì, le ho spiegato tutto, ma non capisce. Lo sai com'è fatta, è testata. Dilla in un'altra maniera, te la sei tolta di mezzo. Smettila, perché io non voglio togliermela di mezzo. Io voglio stare con lei. Non voglio parlare con lui, non voglio vederlo e non voglio ascoltarlo, no. Da quando stiamo insieme sono cambiato molto. Sì, questo è vero. Non bevi più, sei certo. Cambiato, è vero. Non esci mai con noi, non guardi le ragazze del collegio. Sì, sei un altro. Però se lo ami così tanto, non puoi troncare in questo modo. Non so perché va sempre così. Perché perdo sempre quelli che amo. C'è solo un responsabile e me la pagherà. Pablo, ma vieni qui. Pablo, aspetta. Amore, guarda che cosa ti do. Uno di questi cioccolatini ipercalorici. No, grazie. Dai, aiutami, vita mia, perché se mi mangio tutta questa porcheria da sola, lo sai che non resisto, io mangio per quattro. E poi divento grassa come una balena. Se non ha chiamato finora, non chiamerà più. Ma amore, non devi pensare a questo. Ascoltami, ti assicuro che Mia, quando vorrà parlare con te di sua madre, lo farà certamente. Vedrai che ti chiama. Chissà come si sente, avrà bisogno di conforto. È così sensibile, Mia. Certamente, però tranquillizzati, amore mio. Lasciala stare. Vedrai che ne parlerà con te quando ne sentirà l'esigenza. Lasciala un po' più libera, amore mio. Lascia che pensi a sé, che pensi alla sua vita. È il suo tempo questo. Scusami, Sonia, ma ho bisogno di stare un po' da solo. Oh, amore mio. Non fai compagnia a tuo marito? No, vuole stare da solo. Oh. Ne vuoi uno? Sono buonissimi. No, falli sparire. Perché sei a dieta? Non me lo dire. No, sei sto facendo il digiuno. Il digiuno? Sì, il digiuno. Marisa mi ha ricordato che domani devo fare l'analisi e lei mi accompagnerà. No, che bello! Oh, fantastico! Anch'io ti voglio accompagnare perché so che non hai niente. Assolutamente no. Non se ne parla. Passerà una giornata con la sua bella nonnetta. Oh, che bello, che bella idea. Nonna, che bel suono. Sai che non pensavo di poter fare la nonna. Certo, è un termine in prestito, ma stavolta lo uso tutto. No, non è in prestito. Te lo sei proprio guadagnato. Oh, ti voglio bene. Ah.
così. Il mio campione! Vediamo che sai fare. Bravo, amico mio. Angeles! Angeles! Che ti prende, Manuel? L'ho visto! Perché urli? L'ho visto come se fosse qua. Chi? Mio padre. Oh, sono felice per te, Manuel. È un passo avanti importante per il tuo recupero. E cos'altro hai sognato? Ho visto i miei amici. E tantissima gente. E giocavamo a calcio. E avevo una moto, ce l'avevo, era mia. Sì? Angeles, voglio rivederli di nuovo. Li rivedrò, non è vero? Presto ricorderai tutto, stai tranquillo, Manuel. Continua così e ritroverai i tuoi ricordi prima di quanto pensi. Fiorellino! Ah, eccoti! Che succede? Perché questa chiamata nel cuore della notte? Spero che non sia per qualcosa di strano e che tu stia bene. Maxi, per favore, ascolta. Sì, beh, scusa, è che ultimamente vedo un mucchio di film strani che mi fanno pensare allora, cose strane. Ecco, Maxi, ti ho chiamato perché devo chiederti un grande favore. Va bene. Tu non sai se tuo padre, per esempio, conosce qualcuno nella commissione direttiva del collegio? No, non credo. Noi Cambert non conosciamo però, nessuno per le Litue, no? Pensaci bene. Ascolta, la tua famiglia è molto importante, vero? Voglio sì? dire, almeno un contatto buono ce l'avranno, no? Perché non indaghi, tesorino? Dai. Va bene, sì, ma se ce l'abbiamo lo scoprirò, promesso. Ma ora che ci siamo messi, non è che mi daresti un bacetto della buonanotte? Maxi, siamo nel collegio e di notte andiamo a dormire e di corsa. Così ti impari, sognavi un film erotico invece di spionaggio. Non posso credere che questo Marcos con cui ti scrivi era il tuo ragazzo. Perché no? Beh, perché ecco, perché quando io interrompo una storia sospendo ogni contatto, direi. Ma sai, ho rotto con lui ma siamo rimasti molto amici e credo che non ci sia niente di male. Ma c'è già un altro o no? C'è stato, ma non è durata molto perché era innamorato di Maritza e io mi sono sentita presa in giro. Ecco tutto. Era un certo Blas. No, che ne sai tu di Blas? Non lo voglio tanto. Niente, calmati, non so neanche chi sia. E allora perché l'hai nominato? Perché sai il suo nome? Rispondimi! Perché ieri, quando ho cancellato le tue mail, ce n'era una che parlava di Blas. L'ho vista per caso, ma non l'ho letta. Chi me l'ha mandata? Marcos o Maritza, erano questi i nomi che c'erano scritti. Devo andare subito. Aspetta un momento, fermati, ho cancellato tutte le mail. Le posso recuperare, devo sapere di Blas. E così sei sempre il solito, eh? Sto studiando, mi lasci in pace, nessun per favore. Nessun problema, studierai dopo. Insomma, che spaccarti vuoi? Spaccarti la faccia, ecco che voglio. Sei andato a raccontare a Maritza i fatti miei. Le ho solo detto della macchina che hai ricevuto in regalo dal tuo paparino, nient'altro. No! Ferma! Lasciala fare! No! Non chiedo a nessuno, quello che sia! Cos'è la pronta e pala? Mettersi in mezzo! Ciao, bellissima. No, non hai una monetina. Non ho niente. Ah, per favore, ti ho detto che prego. Non ho niente. Basta. Ah, diavolo. Basta. Tutto bene? Sì, sto bene. Mi hai spaventato, Mauro. Scusa se ti ho inseguita, ma non devi andare in giro da sola di notte. Potevi dirmelo che qui era pericoloso. Te ne sei andata di corsa, sei scappata via. Va bene, andiamo. No, non ci credo. Te l'ho detto che ho cancellato tutto. E ho pure svuotato il cestino, niente da fare. Però ci deve essere un modo per recuperarli, ne sono sicura. Io non lo so fare. Mi fanno male le mani per quanti pugni gli ho dato. L'ho proprio steso. Ragazzi, avete visto? No, mi dispiace. È fuori. Mi ha detto ci ha detto che non ne sappiamo niente. Cosa mi nascondete? È fuori o no? Non lo sappiamo, ci senti? Eccolo, carino. Javier è finito in infermeria, lo sai?
Peccato, ma io che c'entra? Secondo me c'entri come, anche perché non era di certo un camion blindato quello che gli è passato sopra. Ha detto che sei stato tu. Io? Sì. E che motivo avrei? Scusa, non mi ha fatto niente. Il motivo non lo so, ma vedrai che lo troveremo. No, vieni, Mickey, con me. Non c'entro niente, caro. Sto morendo di sonno, non ne posso più. Te l'ho detto che non era possibile, le ho cancellate. Non sai quanta poca voglia ho di andare in quel collegio. No. Ora tu andrai in collegio, mancano pochi giorni. Non vorrai perdere un anno. Ascoltami, devi andare, dammi retta. Ok. Ok? Ciao. Aspetta. In gamba. Ciao. Buona fortuna. Ma che cosa credi? Che questo sia un campo di calcio? Che accidenti ti è passato in quella testa bacata? Avevo un conto in sospeso con Alanis. Un conto in sospeso? Ma ti rendi conto del linguaggio che stai usando? È il tipico linguaggio di un mascalzone, non di un alunno educato alle Lettaway. Non l'ho picchiato in classe, qual è il problema? E secondo te questo dovrebbe far diminuire la punizione che meriti? Avevi già un bel precedente, anche in passato avevi aggredito Alanis. Oggi, per quel che mi riguarda, tu sei sospeso, è chiaro? Problemi, Dunoff? Chi intenderebbe sospendere? Sentiamo. Ecco, suo figlio, signor Bustamante. Non so se ha già saputo che Pablo ha picchiato l'alunno Alanis. Sì, l'ho saputo. Però io non credo che sia una cosa così preoccupante. Sono giovani, sono ragazzi. Però mi perdoni, ecco, io non capisco. Non c'è niente da capire. Vai, Pablo, non sarai punito. Vai, vai. E non vuoi sapere perché l'ho picchiato? Non mi interessa, mi fido di te e suppongo che avrai avuto le tue buone ragioni. Vai. Bene. Vai. Ma, signor Bustamante... Vai, Pablo, tranquillo. Arrivederci, Dunoff. Signor Bustamante, se la sua è una rivalsa per il mio rifiuto di licenziare Miranda, non me la merito. E non punire il ragazzo per quello che ha fatto solo perché è suo figlio non mi sembra corretto. E ci sono altre ingiustizie, a suo parere? No. Meglio così. Ho bisogno del suo ufficio, Dunoff. Ho una riunione con Echamendi proprio ora e desidero stare tranquillo e solo. Non c'è nessuno qui. C'è lei, Dunoff. Vorrei parlare con Riccardo in privato. Mi spiego, dunque, per favore, se ne vada. Signor Bustamante, questo è il mio ufficio. Lo so che è il suo ufficio e avrà tutto il tempo di radunare le sue cose anche in un altro momento. Ora, per favore, se ne vada. Sono stato chiaro o no? Sì, signore, chiarissimo. Con permesso. Prendo l'agenda, grazie. Estar seguro es venderte en cuotas, armarle una muralla al corazón, dejar que te licúe la pasión. Estar seguro es eso. Estar seguro es sentirlo tibio, jamás quedarte en carne viva. Donde no hay incendios no hay heridas, mal heridas. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo. Te sentirás seguro y dormirás sin sueños. El mundo pasará. Sono così contenta che mi hai accompagnato. Avevo una tale paura. Avevo più paura di Napoleone quando ha perso la battaglia di Waterloo. Però hai giuro. Fatto benissimo. Sei stata brava. Nessuno avrebbe mai detto. Sai una cosa? Non sono neanche svenuta quando mi hanno tolto il sangue. Niente. Una cosa per te. Ti ho preparato una colazione con i fiocchi, mia cara Hilda. E per me? Ma ora tu devi tornare a scuola, vero? No, è già tardi. In fondo un'assenza che vuoi che sia. Scusa, non hai l'esame? Sì. Ok, rispondi. Deve essere quello appiccicoso del tuo ragazzo. Pablo, sicuro? Sicuro. Sonia. Sì? Tua figlia non sta bene. Sono preoccupata. Che ti è successo? Dove sei? Ti sto aspettando per raccontarti alcune novità che non puoi immaginare. Ho incontrato mia madre. Ah, che bello, grandioso. Sono molto felice per te. E questo non è tutto? Ho un appuntamento con lei domani. Oh, non sai quanto sono contenta. Ma no, è solamente preoccupata per te. No, io la conosco, è giù di corda. Perché non le parli quando termina la telefonata con Pablo? No, stai scherzando. Se solo apro l'argomento, scappa via di corsa. Ma tu stai bene? Ma sì, certo, è l'emozione. È l'emozione per quello che mi stai dicendo. Sei sicura? Sì, Mia, non essere paranoica. E se c'è qualcosa, devo aspettare che lei abbia voglia di raccontarmelo. Ah, ma io credo che non abbia niente. Marizia è sempre così di malumore la mattina. Ma che fai? Non vieni a scuola? No, stamattina resto a casa e anzi vado a fare colazione, a dopo. Ciao. E Franco? Oh, è andato in fabbrica, poverino. Lui sì che sta male. Allora, che è successo?
Non lo so, Maritza è strana, non la capisco. Tu per caso sai qualcosa? No, no, perché lo domandi a me? Io non so niente. Non rispondere con un'altra domanda, ti prego, dimmi se sai qualcosa. Beh, sì, ha rotto con Pablo. Che? Amorino, come stai? Che ti prende? È che siamo nel collegio. Oh, sì, 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 hai ragione, hai ragione. Me ne dimentico sempre. È il mio sangue latino che mi trascina. Sei terribile. Bene, ora dimmi, cosa volevi perché devo tornare a studiare? Subito, Amorino. Avevi ragione, eh. Mio padre conosce un membro della commissione Davvero? Direttiva del sediamoci, collegio. Sediamoci, dimmi tutto. Sì, sì, sediamoci. È un giudice, sì. Un tipo molto potente o qualcosa del davvero, genere. Lo conosce davvero? Allora dammi il telefono. No, non ho il cellulare oggi, non l'ho portato. Il numero del giudice, mi spiego? No, no, non l'ho preso. Lo vedi che sei un testone, sei proprio un... Scusami. Scusami, è che devo parlare urgentemente con lui perché... Perché sto male. E perché devi parlare con lui? Non capisco. Devo fare una denuncia. Ma c'è il preside Dunov per le denunce. Mi sembra che sia a lui che vanno fatte. Sì, sì, però per delle cose così tanto importanti. Insomma, io credo che ci si debba rivolgere ai piani alti. Va bene, capisci? Va bene. Sì, sì, capisco. Ora però muoio dalla curiosità di sapere di che si tratta. No, non mi fare domande perché non posso dirti niente. No, scusami, no, non preoccuparti, hai ragione. Sono un cavaliere e rispetto il tuo silenzio. Va bene, te lo dico, ma è un segreto. Ok, non dai, posso spara. Nasconderti niente, sai? No, infatti. Beh, c'è una ragazza incinta nel collegio. Che orrori! Ma ti prego, ma è una cosa terribile. Sarebbe stato meglio non sapere, non voglio sapere altro. Ti prego, non dirmi nient'altro, per favore. Questa ragazza si è rovinata la vita, poverina. Sì. Beh, allora, sicuramente non è di buona famiglia. No. Figurati. No, su questo ti sbagli, perché lei è una ragazza dell'alta società. Sul serio? Sì. Oh, per favore, che orrore! Dimmi, insomma, io per caso la conosco? Sì, la conosci bene. È Mitre. Mitre? Mitre? No! Sì! No, Feli, no! No, no, Feli, no! No, 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 non può essere mentira! No, no, Feli, no! È una menzogna! Calmati, è una menzogna! So non è incinta, non può essere! È la triste verità, ascoltami, l'ho sentito dire, Michael. No, lei l'ho addirittura confessato, sta mentendo! Capisci? Lei è inesorabilmente incinta, te lo giuro! No, bugiarda! Bugiarda, non è vero, bugiarda! Devo denunciare, l'è caduto! Non importa, Sol, ora lo saprà tutta la famiglia. E poi è fatta. Come va? Pablo, che ci fai qui a quest'ora? Come sei mio entrato? Caro, nessuno può fermare Pablo Bustamante. Ecco un permesso del sindaco. Il sindaco ha firmato il permesso. Davvero? Il sindaco? Il certo. Sindaco? Cioè, il insomma, sindaco, proprio lui. Sindaco. Ma come hai fatto a parlare col sindaco? Ah, il sindaco è mio padre. Bugiardo. Sul serio è mio padre? Ma davvero? Grandioso, no? Che bello, sarà una grande persona. No. Al contrario, è il peggiore in giro. Ah. Beh, non deve essere tanto male se ti ha dato il suo permesso. Sai una cosa? In questo momento ti invidio. Vorrei essere al tuo posto e dimenticarmi di tutto. Bene, facciamo cambio quando vuoi. Ah, sai una cosa? Mi sono ricordato di mio padre. Sul serio? Sì. Bene, è fantastico, cominci a ricordare. Sì, ma Maritza mi ha raccontato che lui si è tolto la vita. Sì, sì, è terribile. Sì, la cosa strana è che io lo ricordo come un tipo in gamba, no? Una persona allegra e nel sogno noi stavamo giocando a calcio e eravamo felici. Per questo voglio rivedere mia madre. Voglio sì, vederla però, perché mi spieghi sì, tutto. Quando termini la riabilitazione. Va bene, sì. E sai un'altra cosa? Non mi ricordo solo di mio padre. Mi sono ricordato della mia sorellina e di mia madre. E ho tantissimi amici, sai? Soprattutto due o tre di loro sono i più importanti. E mi sono ricordato che avevo una moto, pensa. E che c'è davvero tantissima gente che mi vuole molto bene. E vorrei rivederli. Se ne stanno così, tranquilli nel mio ufficio, Cemendi e Bustamante, e stanno firmando la mia condanna a morte definitiva. Che faccio? Che faccio, professore?
Si difenda. Sì, ma come? È semplice per lei, si fa presto a parlare, ma io non so che cosa fare. Questa gente è intoccabile, sono persone... Mi scusi, il signore Ciamendi l'aspetta nel suo ufficio. E Bustamante? No, lui se n'è andato. E perché non mi ha avvisato? Perché il signore Ciamendi mi ha chiesto la sua scheda di servizio. No, ed evitiamo i commenti, per favore. Papà, aspetta! Cosa vuoi fare con quell'energumeno di Pablo? Guarda come mi ha ridotto. Allora, per prima cosa, non mi chiamare pa o papà. Io non sono tuo padre, mi hai stancato con questo papà. E in secondo luogo, non parlare male di mio figlio. Ma scusa, io ti ho sempre aiutato, ho sempre fatto quello che mi hai chiesto e ora gli lasci fare tutto quello che gli passa per la testa? Sì, gli lascio fare quello che vuole perché è mio figlio. Sì, è mio figlio, chiaro? Ti ha picchiato? Bene, ne sono felice. Sicuramente te lo sei meritato. Ines, dove sei? Ciao. Ciao, che ci fai qui? Sono stata brava a fingere di stare male. Ah, a che ora ti devi vedere con tua madre? Tra un po', mi deve chiamare. Però non voglio parlare di questo. E di cosa vuoi parlare? Di Pablo. Io non ne voglio parlare. Beh, allora ascolta me. Pensaci bene. Non ho nulla a cui pensare, è tutto molto chiaro. Non la fare così facile, perché non lo è. Piuttosto che stare con Pablo, preferisco stare sola. Giustamente, è quello che dico anch'io. Non potresti stare con un altro ragazzo. Nessun altro sarebbe per te così importante. Tu non sai lo sforzo che faccio per non pensare a Manuel, per non chiedere di lui. Ma penso a lui ogni minuto. Sicura che vuoi passare tutto questo, Maritza? Tu lo ami sul serio e lo ami moltissimo. Se si può devi incontrarti con tua madre. Ha detto che mi avrebbe chiamato. A dire il vero, da un bel po'. E allora chiamala tu. Non ho il suo telefono. Vai a casa sua, avrai l'indirizzo. No. Ma è assurdo, perché non gliel'hai chiesto? Non ci ho pensato, tutto qua. Ma tu sei sicura che ti chiamerà? Sì, ovvio, sono sicurissima. Ma sei sicuro,
y trata de subir sin cuerdas, llegar muy alto y caer a ciegas, que corra sangre por tus venas. No estés seguro, el cielo es el infierno, si no enfermas hasta llorar de amor, sentir a fondo hasta perderlo todo, sobrevivir es estar muerto. Jamás tendrás un gran amor, pero estarás tranquilo, te sentirás seguro y dormirás sin sueños. Lei capirà che non è una situazione facile per me, Donoff. Noi ci conosciamo da molto tempo, però, beh, ci sono cose contro cui non si può andare, no? Già. E stiamo parlando di Sergio Bustamante? Sì. Sì, ha fatto molto male ad affrontarlo. Ma ormai è tardi, quel che è fatto, e ora noi dobbiamo solamente risolvere la cosa da gentiluomini. Hm? E così mi sono permesso di scrivere io stesso la sua lettera relativa alle sue dimissioni. Deve soltanto firmarla, Donoff. Mm? Ecco la penna. Scusi, perché devo dimettermi? Se Bustamante non mi vuole nel collegio, che mi licenzi? Beh, se è una questione di soldi, io sono in grado di garantirle che le sarà corrisposto un bonus, vista anche l'anzianità di servizio. No, Incementi. Per la prima volta nella mia vita non è un problema di soldi, no. E fino a quando non riceverò la lettera di licenziamento, credo proprio che questa scrivania sia ancora la mia, o no? Lei permette? Certo. Ancora non ha chiamato. Un po' di pazienza, Mia. Vedrai che ora squilla, non preoccuparti. Che ore sono? Forse mi si è rotto l'orologio. No, guarda. Il tuo orologio è perfettamente funzionante, quindi calmati adesso, per sì, favore. Sì, ma non mi dire di calmarmi. Sono calmissima, sto bene. Non trattarmi come se fossi stupida. Senti, hai raccontato a tuo padre del vostro incontro? No, però sicuramente gliel'ha detto Sonia. Non importa. Lui sta aspettando che glielo dica tu. Che ti costa dirglielo? Mi costa. Mi costa perché non riesco a perdonarlo. Credimi, ci provo, ma non posso. So che quello che ha fatto tuo padre non va bene, ma non l'ha fatto apposta. Lo stai difendendo? No, non lo sto difendendo, però pensaci un attimo, è stato un ottimo padre, lo sai. Ha saputo prendersi cura di te dopo che tua madre ti ha abbandonata e mi sa che è una sua abitudine, visto che ancora non chiama. Grazie, bella consolazione, sei una grande amica, sai. Sono sicura che è lei, scommetti sì, sono sicura. Chi è? Ciao, come stai? Sì, aspettavo che mi chiamassi per andare insieme a pranzo. Sì, all'uscita del collegio. Sì, sì, mi sbrigo, certo. Bene, ci vediamo lì. Arrivo, ciao. Visto che ha chiamato? Sono proprio contenta. Per te. Ti vedo felice. Sì. È una donna davvero speciale. Gira tutto il mondo assieme alle sue band. È grandioso. Deve essere bravissima nel suo lavoro. Non vedo l'ora di stare con lei per farmi raccontare tutta la sua vita. Ci sono passata anch'io quando ho conosciuto Martin. Ho passato un sacco di tempo con lui per farmi raccontare tutto. Sai una cosa? Sto pensando di chiederle di portarmi con lei. Aspetta, non dovevi andare in Italia con tuo zio? Prima sì, ma l'ho detto perché ero confusa. Però ora che la conosco, quello che conta è che io possa stare un po' con lei. Ma scusa, non può restare qui lei a questo punto? No, figurati, con tutto il lavoro che ha da fare, dai. Non potrei mai chiederglielo. Bene, altre domande o me ne posso andare? No. Però aspetta, solo una cosa. Sì. Ecco, non hai paura di legarti a lei, visto che già una volta ti ha abbandonata? Sai che papà mi ha detto la stessa cosa? Per questo voglio sentire la sua versione. E adesso sono pronta. Sì, certo. Sempre che ti dica la verità, no? Eccolo, è lui quello che cercavi. Marcos! Sei Marcos del quarto anno? Sì. E tu chi sei? Ciao! Ciao, tesoro. Ciao. Perdonami se ho tardato un po', mi dispiace. No, figurati, non c'è problema.
Dove andiamo a mangiare? Qui di ristoranti non ce ne sono. Andiamo. Vieni con me, ti ho preparato una sorpresa. Non so se ti piaccio, ma ti ho preparato un picnic. Un picnic? Sì, un picnic. Che bello. Ti piace? Posso sedermi? Sì, ovvio, come posso sedermi? Ho pensato che poteva essere un bel modo per recuperare solo in parte quello che avremmo potuto fare insieme quando eri piccolina. Ci guarderanno come due matte, però a me non importa. Ti dà fastidio che ci vedano qui? No. A me non importa niente, sai. Nemmeno a me. E allora restiamo qui. E se dovesse alzarsi il vento, metteremo delle pietre, così non vola niente. Te la sei studiata tutta, eh? Certo. È un pranzo molto importante, sai. Voglio che vada tutto bene. Posso farti una domanda? Sì, certo. Ecco, è un po' difficile come domanda. Non c'è problema, siamo qui per questo, per chiarire tutto quello che è successo in questi anni. È vero che ci hai lasciati per un uomo che amavi più di papà? No. No, amore, non è andata così. Con la respuesta, deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que